Buongiorno e buona domenica, cari amici. Oggi è il 21 luglio 2024. Io sono qua con questo video di approfondimento settimanale della situazione in Ucraina e un riassunto geopolitico. In questo video vi racconterò di tutte le notizie più importanti che sono avvenute durante la settimana scorsa, la settimana passata, e vi spiegherò come queste notizie potranno influire su situazione che si sviluppa in Ucraina e anche dal punto di vista geopolitico. Innanzitutto, la scorsa settimana ha rafforzato la fiducia dei politici russi e stranieri nel successo di Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti di questo autunno, e quindi la stampa e gli esperti, che per qualche motivo hanno cominciato a prevedere con ancora più forza possibili negoziati sulla questione ucraina. Zelensky si è trovato in un altro pasticcio dopo aver criticato Trump e dichiarato di aver ricevuto istruzioni per la guerra fino all'ultimo ucraino, e ora è costretto a dimenarsi come un serpente e cercare approccio al futuro governo statunitense, che potrebbe limitare l'offerta di armi e di soldi al regime ucronazista. Per Zelensky questo significa continuare a vivere. Zelensky si trova in una situazione in cui ogni giorno di guerra è ogni giorno della sua vita. Se si fermerà la guerra, se sarà raggiunto un accordo, se cesserà qualsiasi tipo di ostilità con la Russia, Zelensky subito rischia anche la morte fisica, rischia di essere eliminato fisicamente. Proprio per questo, per lui è molto necessario adesso iniziare ad aprire il dialogo con Trump e cercare di convincere Trump, se non chiudere completamente la guerra, almeno farla passare da una situazione aperta, dichiarata, a una situazione sotterranea, alle operazioni terroristiche, operazioni di sabotaggio, di nuovo lavoro della CIA ai confini con la Russia. Insomma, continuare a usare l'Ucraina come un'arma contro la Russia, però non più in una guerra aperta, ma in una situazione più simile a quella che si sviluppava prima del 2020. E ovviamente, ripeto, da questo dipende la vita di Zelensky. Lui capisce che se finisce la guerra, finito il suo potere e finito anche lui. Tuttavia, non è la prima volta che vengono sollevate domande sulle negoziazioni, trattative, gli accordi. Molti esperti per 3 anni hanno sbagliato nel prevedere la fine delle ostilità mentre la guerra continua. Inoltre, non bisogna dimenticare che se Trump diventerà di nuovo presidente, sarà presidente statunitense con tutti i limiti del caso. I suoi poteri nell'ultimo mandato sono stati di fatto strettamente limitati dallo stesso congresso statunitense, dagli oligarchi legati al complesso militare industriale statunitense, che ricevono profitti colossali dalla guerra in Ucraina, compresa la corruzione diretta e indiretta, che negli Stati Uniti d'America si chiama lobbismo. E in ogni caso non sono interessati a porre fine alle ostilità, così come non sono interessati di finire a guadagnare i soldi. Sembra quindi estremamente pericoloso di cercare di dividere la pelle dell'ancora non eletto Trump, per così dire. Inoltre, tutti hanno visto cosa hanno portato nel passato gli accordi di Minsk sulla linea di contatto di combattimento nel Donbass, a partire dal 2014 e finendo con il 2022. In pratica non è cambiato molto. Spesso gli accordi sono stati utilizzati dall'Occidente e da stessi ucraini soltanto per riorganizzarsi, riarmarsi, prendere le posizioni strategiche migliori,
prepararsi meglio per le ostilità, per la guerra che loro non hanno mai voluto di smettere di fare contro la Russia. Quindi ora il fronte si è esteso per più di 1.000 chilometri. L'esercito ucraino ha acquisito esperienze di combattimento, nuovi mezzi di distruzione. Gli obiettivi di denazificazione e smilitarizzazione dell'Ucraina sono stati raggiunti dai russi con precisione e viceversa. Gli accordi con l'Occidente significano che la guerra comunque andrà avanti, solo in un modo diverso, non ufficiale, attraverso le provocazioni, azioni terroristiche, sabotaggio. Kiev, alla vigilia di un probabile cambio di potere negli Stati Uniti e di una possibile riduzione della tensione, sta aumentando il ritmo della mobilitazione draconiana, coinvolgendo la Polizia Nazionale e altre istituzioni, come ad esempio il sistema bancario. I cittadini ucraini vengono minacciati dalle banche tramite il blocco dei conti correnti e sono costretti di presentarsi nei commissari di arruolamento. Il compito è molto chiaro: reclutare carne da cannone per la cosiddetta controffensiva 2.0, creare un'immagine mediatica necessaria per ottenere altri soldi e mezzi di sostegno dall'Occidente. Allo stesso tempo, le stesse autorità di Kiev affermano con certo cinismo che la mancanza di armi sarà compensata proprio dalle persone. Gli incendi di veicoli dei commissari di reclutamento e dei militari che si verificano sempre di più in diverse città ucraine controllate dal regime di Kiev stanno diventando un evento ormai regolare, ma non esiste ancora una reazione di massa e sistematica opposizione agli ucronazisti. Il popolo ucraino è comunque impaurito e dominato anche dalla propaganda. Al fronte, le forze armate russe mantengono l'iniziativa in più direzioni, con pesanti combattimenti si assiste ad una lenta ma inevitabile avanzata delle truppe russe. Nella direzione di Toretsk, che si chiama sulle mappe anche Dzerzhinskij, c'è un avanzamento da sud a est. Nella direzione di Avdiivka, le forze armate russe avanzano su un ampio fronte, togliendo all'esercito ucraino le linee strategicamente importanti. Vicino a Chasiv-Yar si svolgono battaglie sui fianchi della direzione per l'accesso al canale d'acqua, che intanto è diventato la linea di difesa delle forze armate naturale. Nella direzione di Seversky, Ivano-Darivka è stata conquistata da un rapido assalto russo che ha sorpreso molti. Dalle altre direzioni spesso si vedono informazioni sull'avanzamento di qualche centinaio di chilometri, di metri, perdonatemi. Non si parla di avanzate grandi, avanzate chilometriche, in realtà significa che il fronte è stabile, non ci sono cambiamenti strategicamente importanti. Tuttavia, le forze armate russe stanno risolvendo il problema a lungo termine dell'esaurimento delle forze armate ucraine. La mutata struttura tecnologica della guerra non consente all'esercito russo di realizzare pienamente il predominio nelle armi pesanti. Le truppe richiedono sistemi di guerra elettronica, molti più droni, UAV e FPV a livello tattico, mirini termici, automobili e veicoli a motore. Il Ministero della Difesa russo, con il nuovo ministro Belousov, stanno risolvendo abbastanza rapidamente queste problematiche e la fornitura dei mezzi e attrezzature nelle unità in questi 2 mesi è migliorata nettamente rispetto al passato. Continuano gli attacchi contro il territorio russo. Gli obiettivi dei droni UAV ucraini sono gli aeroporti militari, raffinerie di petrolio e anche civili. Non possono essere protetti in alcun modo. I meccanismi legali per questo stanno appena iniziando a essere discussi dalle autorità competenti, quindi per ora la situazione è abbastanza drammatica da questo punto di vista. La popolazione della regione di Belgorod soffre molto a causa dei bombardamenti quotidiani delle forze armate ucraine, in condizioni in cui il piano per la creazione di una zona cuscinetto non è stato attuato. I bombardamenti e gli attacchi con i droni UAV sono diventati sempre più frequenti. Le attuali misure
di sostegno ai residenti locali, così come a quelli evacuati nelle retrovie, sono oggetto di severe critiche da parte della popolazione della regione. Le misure adottate dalle autorità regionali vengono spesso giudicate insufficienti, anche se il centro federale stanzia risorse a questo scopo. Ciò vale per il reinsediamento dei residenti e per le misure di sostegno durante l'evacuazione. Anche nella regione di Kursk ci sono gli attacchi quotidiani terroristici delle forze armate ucraine. Il governatore ad interim della regione ha incontrato recentemente il ministro delle finanze Siluanov e ha detto che l'amministrazione sta già attuando il piano stipulato dal governo russo e ha iniziato il trasferimento dei residenti delle zone di confine nei luoghi più sicure nelle retrovie. E questi sono in grande linea gli avvenimenti importanti in conflitto ucraino in questa settimana. Diciamo che la situazione più importante si svolge ovviamente attorno a gioco politico. Ciò che rischia adesso per il regime di Kiev di cambiare le regole di gioco, sicuramente l'arrivo di Trump al potere. Molti si illudono pensando che Trump finirà la guerra, cambierà la situazione nettamente, cambierà gli equilibri nella NATO. Probabilmente qualcosa avverrà, probabilmente qualcosa sarà cambiato, però non bisogna illudere e pensare che Trump è un angelo di Dio mandato per porre la pace sulla terra. Ricordiamo che Trump aveva diverse possibilità di contrastare il sistema oligarchico statunitense, legato soprattutto all'industria bellica, non lo ha fatto nel passato. Nei confronti dell'Ucraina e della Russia ha dimostrato anche di essere poco lungimirante. Ad esempio, è stato proprio lui che per primo ha indotto le famose sanzioni economiche dalle quali partì da questa giostra di sanzioni che poi alla fine ha ucciso il sistema economico dell'Europa occidentale. Io starei molto attento nell'attribuzione a Trump di grandi speranze. A mio avviso, negli Stati Uniti d'America il sistema non cambierà finché non cambierà l'interesse degli oligarchi che stanno nelle retroscene del sistema politico statunitense. Questo ovviamente non avverrà per un semplice motivo. L'Occidente collettivo, gli Stati Uniti d'America e il mondo anglosassone non hanno alternativa al sistema capitalistico che loro ormai hanno creato e che sta andando avanti. Loro non riescono a creare niente di diverso, quindi per loro unico modo di fare una propulsione geopolitica è quello di continuare a consumare, giustificare consumi sproporzionati della propria popolazione, giocando in un periodo storico con la guerra, in un altro periodo storico con il sostegno al terrorismo, in terzo periodo storico facendo le azioni colonialiste nei confronti di altri paesi. Ad ogni modo, il senso del sistema è sempre stesso, ovvero prendere qualcosa che non vi appartiene e portarlo a casa e consumare. Quindi io non penso che Trump sarà in questo diverso dagli altri. Io non penso che Trump sarà quel lungimirante che cambierà completamente anche la cultura, dei cittadini statunitensi di consumare ciò che loro non sono in grado di produrre, e questo ovviamente porterà la situazione internazionale a ulteriori tensioni. Ciò che dal punto di vista geopolitico si nota adesso è che, non riuscendo a trasformare l'Ucraina in un serio e vero punto dolente per la Russia, dato che la Russia sta vincendo la guerra e ha dimostrato alla NATO di essere in grado di contrastare questa
proxy war, questa guerra per procura sul territorio dell'Ucraina, gli interessi degli Stati Uniti d'America, gli interessi bellici si stanno spostando adesso nella zona del Pacifico. Quindi probabilmente che Trump investirà molto di più nella creazione delle tensioni a Taiwan. Probabilmente Trump si è messo già d'accordo con gli oligarchi statunitensi dell'industria bellica per generare tutti i profitti attorno alla guerra contro la Cina, guerra per procura che sarà condotta grazie a influenza statunitense a Taiwan. E qui ovviamente per gli ucraini la situazione è molto triste, per Zelensky la situazione è molto triste perché loro sono ormai un progetto fallito, lo hanno dimostrato più di una volta e da questo punto di vista bisogna aspettare, a mio avviso, anche le azioni disperate perché come sapete quando animale ferito viene messo all'angolo, negli ultimi istanti della propria esistenza, lui può causare i danni maggiori. Quindi, molto probabile che il regime di Zelensky, proprio in questo periodo, può creare nuove problematiche, nuovi casi di finti stragi o qualcosa del genere. Noi abbiamo visto Bucha, noi abbiamo visto l'ospedale pediatrico che sono stati creati seguendo lo scenario siriano di finti stragi, finti attacchi mai avvenuti realmente, ricreati appositamente, e probabilmente il regime di Zelensky proverà a fare qualcosa di più sanguinario, più grottesco, pur di attirare l'attenzione a se stesso, perché ripeto, per lui fine della guerra e inizio serio delle trattative significa la morte non solo politica, ma anche quella fisica. Amici, con questo io vorrei salutarvi, vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre vi invito di approfondire le notizie sul mio canale privato Telegram, io condivido ogni giorno circa 100 aggiornamenti sul mio canale, pubblico le notizie correnti legate alla tensione in Ucraina, alla guerra in Ucraina, a ciò che succede in retrovie, questioni militari, questioni politiche, pubblico diverse analisi geopolitiche per spiegare meglio ciò che succede al mondo, per dare la possibilità alle persone abbonate al mio canale di avere una visione obiettiva e globale di ciò che sta accadendo in generale nel mondo. Quindi, se volete unirvi a molte persone che seguono già il mio canale, vi invito di abbonarvi. L'abbonamento potete fare seguendo il link che si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.